Buongiorno a tutti e buon anno. Buon anno a tutti quanti. Questo è il primo video del 2018, sto facendo 2017 per 2018. E come primo video, ovviamente, cosa non vogliamo fare? Mi preparo con voi. Allora, io sto mettendo il primo colore, però devo mettere il burro cacao. Primo colore sto mettendo questo marroncino qui con un pennello che dovrebbe essere a sfumatura, ma non si capisce la sua funzionalità. Giusto per fare oggi andremo a provare così come cioè, la prima volta in video perché già le ho provate tipo dei regali di Natale le cose. Anche una cosa che mi ha dato una mia amica, un eyeliner che mi ha dato una mia amica, lo vorrei provare. Quindi poi vado a prendere con un pennello d'applicazione. Vado a prendere. Sì, intanto cadono pure così. Vado a prendere questo qui che è un color top metallizzato della Kiko. Lo vado a mettere qui. Io mi ero preparata dei discorsi da fare, non so cosa io volevo dire, però che oltre a quei regali che vi ho fatto vedere nel video c'è anche cellulare. Un Huawei P10 e una card, una gift card della Kiko, natalizia, non so quando spenderò però. Cioè non mi potrei neanche truccare però, perché mi dà troppo fastidio questo occhio, non so perché. Poi vado a prendere
Da questa palette della Sleek, la original 594. Vado a prendere il colore Cream Tea, che sarebbe questo oro qui. Vado a prendere con un pennello più piccolo. Così, lo vado a mettere qui. O dove capita? Non so cosa sto facendo. Porto anche un po' così. Ok, uno dei miei desideri per questo 2018 riguarda il canale. Mi piacerebbe che oltre a mettere mi piace, commentaste anche, che voglio sapere le vostre opinioni e cose. Vorrei che ci fosse anche una comunicazione tra di noi. Quindi, se volete, commentate per favore. È vero che mi diverto a fare i video, però non è che li faccio per me, cioè proprio per me, però per divertimento. Però se li facessi per me, non li pubblicherei, quindi comunque, cioè, mi fate passare la voglia di fare video. Quindi, gentilmente, commentate. Non è una polemica, però. Poi poi riprendo il colore di prima. Sembra con lo stesso pennellino, dai. Sì. E lo metto all'esterno. Poi riprendo il marrone di prima con un pennello piccolo, a penna, così. Questo è della mia. Vado a prendere. Ho fatto il buco! Yeah, che bello. E vado. Fare così. Poi scurire un po'. Sotto non vado a mettere niente perché, essendo raffreddato, comunque si toglierebbe, quindi preferisco non mettere niente.
Con un pennello da sfumatura vado a sfumare. Poi con un pennello grande vado a prendere il bianco di questa paletta. Questa paletta componibile. E lo vado a mettere qui, sotto l'arcata sopraccigliare. E anche un po' qui per pulire. Momento eyeliner, vado a prendere questo qui dalla Essence, il cushion numero 01 black, con un pennellino che una volta era sottile, ma adesso è tutto spelacchiato. Cushion. Vediamo come caspitorina si fa. Vediamo un po'. Non fa. Non scrive, quindi vado a prendere un altro eyeliner. Vado a prendere questo, ho preso questo qua della Kiko, gel liner. Visto che ho questo pennellino, usiamo un eyeliner in gel. Sì, io non lo uso mai, che non mi ci trovo però. Proviamo. Ora sì. Non è che invece tanto usare questi eyeliner in gel, però. Comunque, devo pulire i pennelli, cioè io già odio pulire i pennelli, no? Poi prendo questo eyeliner. Le volte che lo metto per toglierlo è un'impresa. Quindi. Sì, un po' di eccesso. Pennellino e passiamo qui. Li dovrei pure lavare tutti i pennelli, tutti dal primo all'ultimo. Infatti appena viene la primavera li lavo.
finito. Vado. Allora, per le sopracciglia vado a usare questo gel dell'Avon con un pennellino. Io vado a fare così. Vado a mettere come primo correttore, diciamo, questo qui della seta blu, che però non è un proprio un correttore, ma un fondotinta. Però siccome è troppo scuro, lo posso utilizzare. Come correttore. Comunque, avevo questo il colore oro che ho messo qui un po' fallout. Quindi prima cosa negativa. Mentre il Brow Pomade, la moda spirina si chiama, è ottimo. E anche questo fondotinta è ottimo perché copre, che è una meraviglia. Poi vado a usare la BB Cream della Garnier, che non si è riuscita a finire. Allora, ho completato la base mettendo un correttore, mettendo la BB Cream, poi un correttore, questo qui della Kiko, il numero 01, mettendo la cipria e facendo un po' di contouring con questa terra della Prestige. E adesso vado a mettere come illuminante questo qui della Technique. Vado a mettere prima con le mani. Diciamo, non è che illumina tanto, però. Però ci facciamo andare bene. Diciamo che è molto polveroso. Non è che vada tanto bene. Come blush ho messo questo qui della brochet. Questo qui, il numero 02. Vado a piegare le ciglia con questo coso qui. E con il mascara vado a mettere questo qui della Kiko. Unmeasurable Light Fibers. Questo qui.
La prima volta che lo apro. Vediamo che fa. Non fa niente. Ah, questo scorno così. In effetti non mi piace proprio. Allora, trucco finito. Posso dire che col mascara mi sembrava che non scrivesse, però bisogna fare un po' di passate diciamo, per avere l'effetto che si vuole, però diciamo, noto che le ha allungate. E diciamo le posso dire le appiccica un po', non facendo l'effetto ragno, però le appiccica. Questa è la cosa negativa. E non mi viene in mente, però la cosa positiva è che li allunga. Quindi questo è il trucco finito. Spero che vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina vicino al tasto iscriviti per avere tutte le notifiche ogni volta che carico un video e iscrivetevi anche alla mia pagina Facebook Makeup Addicted 91 uguale al canale, nome uguale al canale e nulla, buon 2018.